Comunque finta per avere. Ammetto la mia ignoranza, cioè non mi voglio nemmeno buttare a dare percentuali. Dobbiamo, secondo me, lavorare prima di tutto per portare gli amministratori a votare, perché anche venire a votare a Como da parti della provincia che sono molto lontane da Como non è una cosa facile. Speriamo che tutti gli amministratori siano consapevoli di questa cosa e ci tengano ad esprimere il loro voto. Se mi è permesso, giusto per dare magari qualche altro spunto, io ritengo che almeno l'impegno nostro sia per testimoniare che comunque qualsiasi ente, per quanto inutile sia considerato l'amministrazione provinciale, se viene visto e messo in campo appunto l'impegno per, a favore del territorio e delle nostre amministrazioni, di fatto anche l'ente provincia ha la sua valenza. Quindi io riterrei non tanto inutile l'amministrazione provinciale quanto magari nullo il supporto e il contributo dato magari in passato, che ha fatto in modo di associare quello che era l'ente amministrazione provincia, insomma, ad un nulla di fatto. Di conseguenza l'obiettivo che noi ci poniamo è quello di rivitalizzare e rivalutare un ente istituzionale come quello dell'amministrazione provinciale. Giovandoci, io spero, anche dalla collaborazione degli altri consiglieri e delle altre forze, che non avranno sicuramente modo e tempo di dire che loro rappresentano l'antipolitica, perché nel momento in cui dovesse essere valida questa loro affermazione, dovranno poi giustificare chi oggi li va a votare per condividere le problematiche dei loro territori, per trovare delle soluzioni, come possono, insomma, associare questo loro moto di disfattismo, di tanto peggio tanto meglio, con quelle che poi sono le richieste, le problematiche e le soluzioni che bisogna dare ai nostri territori. Di conseguenza la volontà, a prescindere da quello che questa lista potrà ottenere in termini di percentuale di consenso, sarà quello di lavorare unitamente tutti gli altri, perché il bene al territorio è quello comasco, per cui è lì che non ci indirizziamo, sperando che nessuno dia un contributo, non dico nullo, ma addirittura magari contro la causa che in questo momento, con il programma che poi Rita presenterà a tutti noi, vogliamo in qualche modo portare avanti, seppur in solitudine.